Buonasera, buonasera. Finalmente, tra problemi tecnici, febbroni da cavallo e tutto, stasera cominciamo a metterci al solido. Yes. La faccio partire dopo la cutscene, un momento, perché qua c'è un attimo di problemi logistici. E niente. Ok, adesso si faccio. Lascio andare la cazzo. Diciamo che ho il problema che io ho l'audio che va un secondo in ritardo rispetto a quello che vedo. Che vedo e un secondo dopo mi arriva l'audio. Ehi! Ehi, ciao! Ciao, che coscio a me. Ehi, ehi. Che appunto sì, ho il problema che ho l'audio che mi arriva un secondo dopo rispetto al video. Quindi non posso fidarmi all'audio. Però tipo quando appunto ci sono le cazzi come qua, seguo lo schermo, Niente. Ehi, ehi! Salve! Si sente bene? Nel mentre ditemi se ci sono qualche problema d'audio. Quel bel manzone. Non senti l'audio del gioco? E questo è un problema. Ma senti basso o proprio zero? Io lo sento, lo sento direttamente dallo streaming.
è un problema. Perché non si sente? Viva! Lascio ripartire. Delle armi nucleari sull'isola di Shadow Moses nell'arcipelago delle isole Fox in Alaska è stata attaccata e catturata dal corpo speciale Next Generation sotto la guida di membri della Foxhound. Pretendono che il governo consegni loro i resti di Big Boss e minacciano di lanciare un'arma nucleare se le loro richieste non saranno soddisfatte nel giro di 24 ore. La missione avrà due obiettivi. Per prima cosa, dovrai salvare il direttore della DARPA, Donald Anderson, e il presidente della Armstech, Kenneth Bailey. Entrambi sono trattenuti come ostaggi. In secondo luogo, dovrai investigare sulle reali possibilità dei terroristi di lanciare un attacco nucleare e, nel caso fossero in grado di farlo, fermarli. Come farò a entrare? Ci avvicineremo al centro di stoccaggio sott'acqua. E poi lanceremo un VCN monoposto. Quando sarai arrivato il più vicino possibile, ti libererai del VCN. A quel punto in poi dovrai nuotare. Penny, così dovrebbe andare bene. L'unità delle forze speciali ad alta tecnologia Foxhound, i tuoi vecchi compagni, che una volta comandavo io. Allora sono ancora in circolazione. Ci sono sei membri della Foxhound coinvolti in questa azione terroristica. Sigo Mantis, con le sue potenti abilità psichiche. È uno. Sniper Wolf, la bellissima e mortale tiratrice scelta. Decoy Octopus, maestro dell'inganno. Vulcan Raven, gigantesco sciamano. E Revolver Ocelot, specialista in interrogatori e formidabile pistolero. E per ultimo, il comandante. Il leader della Foxhound, Liquid Snake. Liquid Snake. L'uomo con il tuo stesso nome in codice. La struttura di stoccaggio delle testate occupa l'intera isola. Riceverà istruzioni via codec una volta raggiunto l'obiettivo. Ci sarà qualcuno con me. Come al solito, questa missione prevede un solo infiltrato. Armi ed equipaggiamento PSP. Esatto. Questa è un'operazione coperta top secret. Non aspettarti alcun appoggio ufficiale. Ok, allora adesso c'è un attimino di. Posso parlare per 2 minuti, poi tranquilli che ci saranno altre 2 ore di cazzi, non è un problema. Vabbè, scusate i problemi, ma è che questo è il bello della diretta, il panico che si crea quando non sai che cazzo sta succedendo. Esattamente, ragazzi, questo è. Viaggio in Medica Sol 1 è una delle cose più belle in assoluto e non sono per niente ironico. Vabbè, avete visto appunto la cazzo iniziale, probabilmente non ci avete capito molto, però pian piano il gioco si spiega da solo. Non posso dire troppo perché spoiler, però diciamo che allora voglio mostrare tutte le.
simboliamo tutte le cutscene della storia, alcune chiamate codec, probabilmente le salterò perché sono fuffa, semplicemente non dico niente più importante, solo gameplay, quindi diciamo quelle importanti tengo, ne salterò poche comunque. E no, il colonnello Campbell, doppiato benissimo, che è il narratore appunto, e viva che bello, dai! Cerchio, perché per andare avanti di premere cerchio, Dio mio, l'ho fatto in automatico, non so come. Il film del colonnello Campbell o Solid Snake, è Joseph Joestar. Andò. Qui Snake, riesci a sentirmi, colonnello? Forte e chiaro, qual è la situazione, Snake? Sembra che l'ascensore sul retro sia l'unico modo per salire. Me lo aspettavo. Dovrai utilizzare quello per raggiungere la superficie. Fai in modo che nessuno ti veda. Se hai bisogno, contattami via codec. La frequenza è 140.85. Quando vuoi usare il codec, premi il tasto selezione. Quando invece saremo noi a contattarti, il codec emetterà un segnale. Quando sentirai il segnale, dovrai premere il tasto selezione. Il ricevitore del codec stimola direttamente gli ossicini all'interno del tuo orecchio. Solamente tu potrai sentire i messaggi. Ho capito. Ok, sono pronto. Ma che è quell'individuo misterioso nell'ascensore? Secondo me è Piero Pelù. Così. E appunto una delle cose più belle è che ho l'audio in ritardo, quindi non posso fidarmi dell'audio per giocare, è tutto quanto visivo. Sembrava qualcuno. Sembra qualcuno, ma fuori non c'è nessuno. Andò. Tra l'altro appunto siamo arrivati qua senza equipaggiamento, tranne una cosa. Ah no, beh, abbiamo il binocoli, le azioni, che non si sa mai, e le cicche. E se fumi? Perdi vita. Perché le sigarette fanno male. Non fumate, per quanto fa figo, non fumate. Quindi allora, per richiudere la ciccia, noi siamo finiti in questa base americana in mezzo all'Alaska, un'isola dell'Alaska, che è un silos di stoccaggio nucleare, e c'è stato un attacco terroristico. I terroristi hanno occupato la base e hanno preso in ostaggio due tizi importanti, il direttore della DARPA, Donald Anderson, e il presidente dell'Armstec, Kenneth Baker. Come cazzo faccio a ricordarmi questo? Vabbè, e noi dobbiamo salvarli. In più, a quanto pare, i terroristi hanno capacità e possibilità di lanciare una testata nucleare. Dobbiamo capire se la minaccia è credibile e, nel caso, sventarla.
scusate, credo, perché sto qua fermo per una piega, perché scopro il gioco. Tra l'altro posso vedere anche in prima persona per menu tastino e posso anche sporgere. Bravissimo. Ehi! Ehi! Ciao! Cretini! Imbecilli! Molto intelligenti queste guardie. La testa che scoppia. Non metti più codici per tranquillare questo. E adesso ovviamente si passerà al gameplay finalmente, no? Qui Snake, sono di fronte alla struttura di stoccaggio. Eccellente, Snake. Passano gli anni, ma tu resti sempre uguale. Come va la tuta di infiltrazione? Mi tiene bello asciutto, ma per i movimenti è un po' scomoda. Abituatici. È lei che ti protegge dall'ipoderma. Siamo in Alaska, se non lo sai. Ehi, calma. So bene che se non fosse stato per la tua tuta e l'iniezione mi sarei trasformato in un ghiacciolo là fuori. Un peptide anticongelante, Snake. Tutti i soldati genetici impegnati in questa esercitazione lo utilizzano. Già, e meno male. Mi sento meglio sapendo che è già stato sperimentato. A proposito, come procede l'operazione diversiva? Due F-16 sono appena decollati dalla base di Galena e sono diretti verso la tua posizione. Il radar dei terroristi dovrebbe averli già intercettati. Un HIND. Colonnello, che ci fa qui un elicottero russo? Non ne ho idea, ma sembra che il nostro piccolo diversivo abbia attirato la loro attenzione. Adesso hai maggiori possibilità di infiltrarti senza farti notare. Mancano solo 18 ore allo scadere dell'ultimatum. Ti devi sbrigare. Wow! Deve essere un pazzo per pilotare un Hind con questo tempo. Chi è che parla? Oh, scusa, non te l'ho ancora presentata. Lei è Mei Ling, il nostro esperto di elaborazione digitale delle immagini. È lei che ha progettato il tuo codec e il tuo sistema radar Soliton. Contattala se hai dei problemi con uno di questi due dispositivi. Felice di conoscerti, Snake. È un onore parlare con una leggenda vivente come te. C'è qualcosa che non va? Tutto piaggio. Solo che non mi aspettavo che un'esperta internazionale di tecnologie militari fosse così carina. Mi stai solo adulando. No, dico sul serio. Beh, almeno non mi annoierò per le prossime 18 ore. Andiamo. Non posso credere di aver fatto colpo su un famoso Solid Snake.
Però sono sorpresa. Sei troppo diretto per essere un assassino addestrato. Sembra abbiamo molte cose da imparare uno dell'altro. Certo. Non vedo l'ora di saperne di più sull'uomo che sta dietro la leggenda. Ma prima, lascia che ti spieghi come funziona il tuo sistema radar Soliton. Ok. Il puntino luminoso al centro sei tu, Snake. I puntini rossi sono i nemici. E i coni azzurri rappresentano il loro campo visivo. Stai attento, Snake. I soldati genetici hanno la vista e l'udito molto acuti, grazie alla terapia genetica. Cerca di non farti individuare. Per prima cosa voglio che tu ti infiltri nel centro di stoccaggio e trovi il direttore della DARPA. Al direttore della DARPA sono stati iniettati gli stessi radionanoidi che hai anche tu. Dovrebbe comparire sul tuo radar come un puntino verde. Cerca di ottenere tutte le informazioni sui terroristi di cui è in possesso, sempre se ancora vivo. Ok. Snake, il tuo radar non risente delle condizioni del tempo, ma non potrai usarlo dopo essere stato scoperto da un nemico. Esatto. Purtroppo è molto facile disturbarlo. Già, anche perché è stato creato con tecnologie già esistenti. Non lo potrai usare neanche in zone con forte risonanza armonica. Quindi fai attenzione. Noi terremo sempre sotto controllo i tuoi movimenti via radar, per cui chiamaci con il codec ogni volta che vuoi. Perfetto. Se mi sento solo vi faccio un fischio. Sul serio, Snake. Siamo qui per fornirti un supporto. Chiama se ti servono informazioni o consigli. Io mi occupo anche dei tuoi dati di missione. Mettiti in contatto con me se vuoi registrare il tuo stato attuale. La mia frequenza è 140.96 ed è dedicata al salvataggio dei dati. Non dimenticarla. Ricordati, tranne che per il binocolo, sei completamente nudo. Dovrai impadronirti di qualsiasi arma tu riesca a trovare. Me lo ricorderò. Prima la dottoressa Naomi mi spoglia e mi esamina. Poi mi portate via tutte le armi. Come credete che mi senta? Beh, se riuscirai a tornare tutto d'un pezzo, forse lascerò che sia tu a esaminare me. Questa me la segno, dottore. Tra parentesi, mi spiace darti un dispiacere, ma sono riuscito a portare qui le mie sigarette. Come hai fatto? Nel mio stomaco. Grazie anche al fatto che la tua iniezione ha eliminato i miei acidi digestivi. Sigarette? E che ti serviranno? Non lo capiresti mai. Direi no. Se vuoi entrare, quella è la porta principale. È la via più comoda, ma il rischio di essere individuato dal nemico è troppo alto. Non è che posso bussare e chiedergli di farmi entrare. Una sentinella a destra e un'altra a sinistra. Sono armati con armi automatiche e bombe a mano. Che mi dici del condotto dell'aria vicino alla porta? Dovrebbe esserci un condotto anche al secondo piano. Da qui non riesco a vederlo. Decidi tu come procedere. Mi fido di te, Snake. Ok, siamo in gioco. Wow, gameplay. E quanto sono in live? Da mezz'ora, bene, dai. Solo mezz'ora. Solo mezz'ora di cazzi. Ci è mancato poco. Chaff. Disturba elettronica. Quindi quell'altro per togliere la sicura e lasciala per lanciare. Questa cosa sarà bella vederla anche nei prossimi capitoli, come si evolveranno. Una telecamera di sicurezza. Durante Chaff. Telecamera di sicurezza. Infatti è pochino per lui rispetto al suo modus operandi, però recupererà anche quei prossimi capitoli, non c'è problema. Allora,
abbiamo un passaggio lì da sotto, che se volendo si può passare da là, con la guardia dato che dorme, e potremo passare tra le sue gambe e non se ne accorge. Volendo, Snake aveva proposto. Bello? No, nessuno. E se no? Perché voglio? E dai ricondotti di reazione. Ah, non sembrava troppo liscio. Snake, sono McDonald Miller. È passato di tempo, vero? Master, che cosa ci fa lei qui? Mi sono stancato di fare l'istruttore e mi sono trasferito qui in cerca di Peter. Ogni tanto do ancora una mano nell'addestramento degli scout dell'Alaska. La sua esperienza sarà molto utile alle nuove generazioni. Campbell mi ha spiegato qual è la situazione. Ho pensato che avrei potuto essere utile. Lei è la migliore guida che io potessi sperare di avere. Beh, conosco parecchie cose sulla sopravvivenza in ambienti ostili. Ho vissuto in Alaska più a lungo di te. Quindi chiamami se hai delle domande sulla flora e sulla fauna locali. La mia frequenza è 141.80. E qui lo chiamiamo. Snake, rifletti. Il cervello è la tua arma migliore. Se le cose si fanno complicate, cerca di semplificare i tuoi pensieri. Puoi anche provare a chiamare Campbell per avere consigli. No. Mailing. Allora c'è vabbè, Campbell, che è il colonnello, e lui ci darà anche lui dei consigli di gioco. Mailing invece è il salvataggio, chiami lei per salvare i dati di gioco. In più, ogni volta che salvi, ti darà... Mi spiace, il radar solito non funziona in spazi ristretti. È un lavoro di merda. C'è troppa risonanza armonica, le onde radio producono delle interferenze e non riusciamo ad analizzare i dati topografici. Tieni duro finché non raggiungi uno spazio più aperto, ok? Sì. Non mollare, Snake! Ah no. È forse più avanti, bisogna aspettare. Comunque ho un po' di là di detti cinesi che non fregheranno un attimo a nessuno. Comunque. Snake, quando entri in uno spazio ridotto, si attiva automaticamente la modalità incursione. Premi sul tasto direzionale su per andare in avanti e giù per indietreggiare. Puoi anche premere a destra e a sinistra per girarti nella rispettiva direzione. Avanza restando al riparo. Fai attenzione ai movimenti del nemico e cerca di non farti mai scoprire. Fai attenzione. Mentre sei nella modalità incursione non puoi attaccare un nemico. Mentre le granate nemiche continueranno a colpirti, anche se entrerai in modalità incursione. Ecco. Snake, per prima cosa, devi trovare il direttore della DARPA. Cerca qualche indizio. Va bene. I soldati forgiati nel fuoco delle battaglie riescono a schiacciare un pisolino in qualunque momento e in qualunque posto. C'è una bella differenza tra i veri soldati e i mocciosi che si sono addestrati solo con i simulatori VR. Mm. Dopo aver giocato a lungo, anche tu dovresti riposarti un po'. Stai parlando con me? No, dico, stai parlando con me? La velocità di reazione delle persone è minore attorno alle 3 del mattino, così come la loro capacità di giudizio. Se ti senti assonnato, dovresti dormire. Quindi non devo fare l'età del mattino. Mi stai dicendo? Ok, va bene. Ci provo. Thank you.
stiamo mancando le cazzo. Ho spostato il direttore della DARPA nella cella al primo piano interrato. Cosa mi dici della pulizia dei condotti di ventilazione? Hanno appena tolto le coperture e stanno per spruzzare il topicida. Condotti di ventilazione del primo piano interrato. Richiudete le coperture non appena avete spruzzato lo spray. E tenete anche d'occhio la prigioniera, non possiamo commettere errori ora. Quale prigioniera? È successo qualcosa. C'è un intruso. Davvero? Ha già fatto fuori 3 persone. Ha ucciso 3 dei nostri? Proprio così. Pare che usi una mimetica ottica. Mimetica ottica? C'è un altro infiltrato oltre a me. Meglio aumentare la sorveglianza del direttore della DARPA. Misteri su misteri. Questo non lo ascolto perché tanto mi dice solo di premere cerchio per scendere le scale. È mica scemo, Snake. Quanto ho sentito che ti fica. Ricordate la sta musica. Cosa cazzo vuoi? Usa l'ascensore per spostarti da un piano all'altro. Dovrebbe essercene uno da quelle parti. Grazie. Ricordatemi sta musica. Questi saranno molto utili. Termo in Google. Sistema di visore termico per uso notturno. È un visore termico e anche volendo un visore notturno. Molto utile. Nel caso noi avessimo preso l'altro condotto di reazione, quello per terra, la porta sarebbe rimasta chiusa e non sarei potuto venire a prendere questo oggetto. Sarei andato a prenderlo solo più avanti del gioco. Mi sembra che ci vuole. Che è stato? Ci dà qualcuno? Primo piano interrotto. Io da piccolo, che ero scemo, leggevo sempre piano 1, 131 e 132. Perché ero scemo. Non che adesso sia migliorata la cosa, però almeno so che non è B1 e B2. Controllo il radar. Sta rilevando il direttore della DARPA. È un punto verde. Corri a recuperarlo. Non metteci troppo entusiasmo perché sennò mi emoziono. Per favore. Infatti vediamo il puntino verde sul radar solito, anche se tutto sfarfallato. Dice che c'è che io salgo le scale, quindi non importa. Tagliati i condotti.
raffreddore. Sei l'unico. Odio l'Alaska. Ragazzi, quella donna ha proprio tutte le curve al posto giusto. Vedi anche tu che fai da solo, però. Scusa. Poligoni. Dimmi. Snake, il segnale del direttore della DARPA proviene da quelle parti. Sei sicuro di aver guardato dappertutto? Guardati intorno con la visuale soggettiva. Fammi arrivare davanti alla sua cella. Un po' di cazzi, ma cavoli. Tu chi sei? Sono qui per salvarla. Lei è Donald Anderson, il direttore della DARPA, vero? E tu saresti qui per salvarmi? E per chi lavori? Tu sarai il soldato mandato qui a salvare il suo inutile di dietro. Davvero? No. Deve essere vero. Non sembri uno di loro. In questo caso sbrigati a portarmi fuori di qui. Calma, non si agiti. Prima mi servono alcune informazioni. Sui terroristi. Terroristi? Sono davvero in grado di lanciare un'arma nucleare? E cosa diavolo stai parlando? Stanno ricattando la Casa Bianca e minacciano di lanciare una bomba atomica se non verranno soddisfatte le loro richieste. Santo Dio. Sono in grado di farlo. È possibile. Loro potrebbero lanciare la bomba. Come pensano di effettuare il lancio? Questo posto è un semplice deposito per le testate smantellate. Non dovrebbero poter accedere a un missile armato. Quelle che sto per darti sono informazioni riservate. Ok? Qui stavamo conducendo degli esperimenti con un nuovo tipo di arma. Un'arma che cambierà il mondo. Cosa? Un'arma in grado di lanciare un attacco nucleare da qualsiasi punto della faccia della Terra. Un carro armato semovente con un armamento nucleare. Il Metal Gear. Non può essere. Ma sai di cosa parlo? Ma il Metal Gear è uno dei progetti più segreti. Come fai a conoscerlo? Ci ho avuto a che fare un paio di volte in passato. È per questo motivo che lei si trovava in questo centro di stoccaggio. E perché altrimenti sarei venuto in questo posto dimenticato da Dio? Avevo sentito che il progetto del Metal Gear era stato interrotto. Al contrario. Si è evoluto in un grande progetto congiunto tra noi e la Armstack. Questa esercitazione doveva servire per la raccolta di dati, prima dell'inizio della produzione di massa. Se non fosse stato per la rivoluzione. Rivoluzione? Il Rex è caduto nelle mani dei terroristi. Il Rex? Il Metal Gear Rex. Il nome in codice del nuovo prototipo di Metal Gear. Probabilmente hanno già finito di armare la testata che intendono usare con il Rex. Quei tizi sono professionisti. Sanno come maneggiare e preparare le armi. Ehi, zitto là dentro!
pensavo che tutte le testate atomiche fossero dotate di misure di sicurezza, una specie di codice di detonazione da inserire. Se intendi i PAL, naturalmente esistono. Il sistema prevede l'inserimento di due codici per poter lanciare il dispositivo. Ci sono due passwords. Esatto. Baker ne conosce una, io l'altra. Baker, il presidente dell'Armstech. Proprio lui. Certo. Ognuno di noi deve inserire la propria password o non ci sarà nessun lancio. Ma la mia è già stata scoperta. Ha parlato. Psico Mantis è in grado di leggere nella mente. È impossibile resistergli. Psico Mantis. Uno dei membri della Foxhound è dotato di poteri psichici. Brutta notizia. È solo una questione di tempo prima che ottengano anche quella di Baker. E se riescono ad avere la password di Baker? Già, potranno lanciare la bomba in qualsiasi momento. Però c'è un modo per impedirglielo. Quale? Le schede chiave. Quali schede? Sono state progettate dalla Armstech, gli sviluppatori del sistema, come misura d'emergenza. Anche senza i codici si può inserire la scheda e attivare il blocco di sicurezza. E se lo faccio? Sì. Impedirà il lancio. Quella scheda. E dove si trovano queste schede? Dovrebbe averle Baker. Ascolta, ti servono tre schede chiave. Ci sono tre diversi terminali in cui inserirle. Tu devi infilare una scheda in ognuno di essi. Ok, tre schede. Hai idea di dove tengano Baker? Da qualche parte, al secondo piano interrato. Al secondo piano interrato? Ho sentito una guardia. Lo hanno spostato in una zona con pesanti contromisure elettroniche. Vuoi dirmi qualcos'altro? Sì. Hanno murato le entrate, ma non hanno fatto in tempo a verniciarle. Dovrei cercare le zone con i muri di colore diverso dal normale. Ecco, prendi la mia tessera d'identità personale. Con questa aprirai tutte le porte di sicurezza di primo livello. È una tessera NAP. Funziona congiuntamente al campo elettrico creato dal tuo corpo. Network d'area personale, giusto? Trasmette i dati usando i sali del tuo corpo come supporto. Quando ti avvicini ai dispositivi di sicurezza della porta, i dati memorizzati sulla tessera vengono letti. E la porta si apre automaticamente, ho capito. Ok, ora la porterò fuori di qui. Aspetta un minuto. Cosa c'è? Avevi già sentito di come disattivare il PAL? Dai tuoi capi o da chiunque altro? No. Sei sicuro che non ne sapevi niente? Le ho già detto di no. Ma allora la Casa Bianca intende sottostare alle richieste dei terroristi? Questo è un problema loro, che non ha niente a che vedere con i miei ordini. Ma che cosa mi dici del Pentagono? Il Pentagono? Ehi, che le succede? Perché? Ma che succede? Ehi, che cosa è successo? C'è un problema. Campbell. Naomi, il direttore. Che cosa gli è successo? Io non lo so. Sembra abbia avuto un infarto, ma... Un infarto? No, colonnello. Non è che mi sta nascondendo qualcosa. Assolutamente no. Snake, cerca di capire. Questa operazione ha un livello di sicurezza rosso. Bisogna avere la massima autorizzazione per accedere a tutte le informazioni. Vuole farmi credere che è a capo dell'operazione e non è in grado di consultare tutte le informazioni a riguardo. Te l'ho detto, è il segretario alla difesa il capo di questa operazione. Io sono qui solo per farti da supporto. Snake, non abbiamo tempo per le discussioni. Togliti di lì e trova il presidente Baker. Thank you.
Ok. C'è un radar solito, no? Ti ho visto. Ciao. È inutile. Va bene, ti richiediamo. Non ti muovere! No. Brutto bastardo, hai ucciso il direttore. Liquid? No, non sei tu. Non muoverti! È la prima volta che punti un'arma contro qualcuno. Sai, ti tremano le mani. Non riesci a spararmi, pivellino. Stai attento, non sono un pivellino. Bugiardo, hai uno sguardo nervoso, impaurito. Quello che ho sempre visto negli occhi di tutti i pivellini. Non hai mai sparato a nessuno, vero? Tu parli troppo. Non hai nemmeno tolto la sicura, pivellino. Ti ho detto di non chiamarmi pivellino. Tu non sei uno di loro, vero? Apri quella porta. Hai una tessera, giusto? Perché? Così ce ne potremmo andare di qui. Sembra che subiremo lieve ritardo. Oh, cavolo! Che stai facendo? Non pensare, spara! E spara! Che stai aspettando? Spara! Te l'ho già detto, non mi trattare come un pivello! Ti ho detto di sparare! Ah! Grazie per l'aiuto. Aspetta! Chi sei? I culli. Maledetti idioti, l'avete ucciso. Mi dispiace. Il suo scudo era forte. Non sono riuscito a penetrare nella sua mente. Così ora non avremo mai il codice. Capo, penso di avere una buona idea. Appena avuto una specie di allucinazione. Sono stati i nanoidi a provocarla. No, Snake, i nanoidi funzionano perfettamente. Ma allora cosa è stato? Deve essere stata un'interferenza psicometrica generata da Psychomantis, il telepate della Foxhound. Credo sia un loop di ritorno mentale. Vuoi dire che quello era Mantis? Già. Allora, ci sarebbero mille robe di cui parlate, solo della questione del fatto del Metal Gear Rex, un nome ufficiale, tutto conosciuto. Volendo si potrebbe fare un pippone gigantesco sulla questione delle testate nucleari,
nucleari sulla morte di Tom Anderson, il direttore della DARPA, qui personaggio più che importante in realtà. Quella donna che abbiamo visto, il soldato e Psycho Mantis, o Psycho Mantis, come lo chiamano questo doppiaggio, però non si può dire già più di tanto perché adesso siamo al secondo piano interrato in cerca di Kenneth Baker, presente da Armstack, e dobbiamo cercare delle mura state rifatte e non verniciate come qua. Il problema però bisogna buttarle giù questo muro. Questa è chiusa per l'uno, la posso aprire. C4 può essere già utile. 5 1 1 granate, non sono mai male. Tutto dopo. So come che sono già pieni. Questo è il livello 2. Nada. C'è scritto il FAMAS. Simpatici. Ovviamente sono niente. C'è, in quest'area c'è, non si può, niente radar, è un corridoio dritto, chiuso, tranne per questo. Quello lì è Kenneth Baker, il presidente dell'Armstack, e per chi riesce a vederlo non è solo. Qua incontriamo uno dei personaggi più importanti della Metal Gear Saga. Sono arrivato troppo tardi. È ancora vivo. Lei è Kenneth Baker, presidente dell'Armstack, giusto? Non si preoccupi, sono qui per salvarla. No! Non toccarlo! C4. Esatto!
C4 esploderà insieme al nostro amico. Allora sei tu quello di cui il capo parla in continuazione. E tu invece sei? Operazioni speciali Foxhound. Revolver Ocelot. Ti stavo aspettando, Solid Snake. Solo una. Ora vedremo se l'uomo riuscirà a sopravvivere alla leggenda. Questa è la migliore pistola mai creata, la Colt Single Action Army. 6 proiettili, più che sufficienti per uccidere qualunque cosa si muova. Ora ti farò vedere perché mi chiamano Revolver. Estrai. Estrai! Estrai! Nasconderti non servirà a niente. Finisco i proiettili, sai, riesco a farli andare dove voglio. Il cotone fa un po' cagare, devo ammettere. No, non cominciamo. Ah, ovviamente sto qui figli esplode C4, quindi fine boss fight. Farei meglio a spiegarti, il vecchio non resisterà per molto. Non è che tu sei giovane. Non c'è male, proprio quello che mi aspettavo dall'uomo con lo stesso nome in codice del capo. Era molto tempo che non trovavo un avversario come te, ma io sto solo cominciando a scaldarmi. Cosa? Ah, Dio mio, ah! Quell'esoscheletro! È molto figo, sì, sono d'accordo. Riesci a parlare? Ma chi sei? Non sono uno di loro. Il direttore della DARPA mi ha detto che hanno scoperto il suo codice. E il suo... Ho capito. Ti ha mandato Jim. Vieni dal Pentagono. Rispondo alla mia domanda. Il suo codice, che ne è stato? Non c'è tempo. Io ho parlato. Cosa? Bene. Ora i terroristi hanno i codici e possono lanciare in qualsiasi momento. Non credere che non abbia lottato. Sono riuscito a resistere alla sonda mentale di Psychomantis. Non è riuscito a leggere la mente. Come è riuscito a resistere? Innesti nel cervello. Innesti?
Una sorta di isolamento psichico. Tutti coloro che conoscono questi codici top secret lo usano. Anche il direttore? Naturalmente. Ma il direttore della DARPA ha detto che Mantis ha scoperto il codice leggendogli la mente. Sei sicuro? Sì, ne sono certo. Ma come hanno fatto a ottenere il suo codice? Non mi hanno mai addestrato per resistere alla tortura. Sembra che si siano proprio divertiti con lei. È una belva. Si è goduto ogni secondo di quell'orrore. Cosa è successo al suo braccio? Me l'ha spezzato. Beh, ora è messo peggio di lei. Il suo è stato tagliato via. Ah, sei un tipo spiritoso, tu, eh? Allora, il direttore della DARPA sta bene? Morto. Cosa? Non può essere! Non era quello che avevi promesso, Jim! E ora vuoi mettere a tacere anche me? Si calmi. Si può sapere che cosa? Le ho detto che sono qui per salvarla. Non ho ucciso il direttore della DARPA. Ha avuto un infarto o qualcosa del genere. Un infarto, non dire scemenze. In ogni caso, ora i terroristi hanno tutti e due i codici. Quelli sono completamente pazzi. Lanceranno la bomba senza esitare. Lo penso anch'io, ma che cosa vogliono realmente? Chi lo sa. Forse sono come noi dell'industria bellica, sempre in cerca della prossima guerra. Beh, mi spiace per loro, ma oggi non gli permetterò di iniziare una guerra. Ha ancora le schede chiave? Quali schede? Quelle per bloccare la sequenza di lancio. Ho sentito che le ha lei. No, non più. Cosa? E chi le ha allora? Non i terroristi, spero. No, quella donna. Donna? Chi? Un soldato che è stato gettato in prigione insieme a me. Un soldato donna? Deve essere. Era appena arrivata, era una recluta. L'hanno rinchiusa in prigione perché si era rifiutata di prendere parte alla ribellione. Una nuova recluta? Potrebbe essere la nipote del colonnello. Dato a lei la scheda. Sembra che sia riuscita a scappare. Spero che ora stia bene. Sono sicuro che è a posto. È una pivellina, ma con tutte le carte in regola. Ma lei come fa a sapere che è scappata? Ero in contatto con lei via Codec, fino a quando non mi hanno legato qui, chiaro? Codec? Sì, l'ha rubata a una guardia. Se ce l'ha ancora, dovresti poterti mettere in contatto con lei. Ce l'ha di sicuro. Qual è la sua frequenza? Già, aspetta. Mi spiace, non ricordo. Dannazione. Oh, ma certo, dovrebbe essere sul retro della confezione del CD. Prova a contattarla. Lo farò, ma mi dica, se le schede non funzionano, ci può essere un altro modo per fermare quel missile? Devi chiederlo a Al Emmerich, uno dei miei impiegati. Chi è? È l'ingegnere capo del progetto Metal Gear Rex. Un genio dell'ingegneria, anche se bizzarro. Se c'è qualcuno che può scoprire come impedire che il Metal Gear compia il lancio, quello è lui. E se non riesce a escogitare niente? Dovrai distruggerlo. Emmerich ti potrà dire come farlo. Dove si trova Emmerich? Credo che sia tenuto prigioniero da qualche parte nel deposito delle testate, che si trova a nord di qui. Era lì che svolgeva il suo lavoro. Ho capito, solo una cosa. Perché creare il Metal Gear? L'era nucleare è finita con il millennio. Ti sbagli. La minaccia di una guerra atomica non è svanita. Anzi, oggi è più presente che mai. La quantità di combustibile nucleare esaurito e di plutonio aumenta di continuo. Ascolta, hai mai visto un magazzino pieno di materiale nucleare? No. File e file di contenitori di scorie nucleari stoccate alla belle meglio, a perdita d'occhio, perché non esiste nessun modo per eliminare quella roba. Così si chiudono gli occhi e si fa finta che siano scomparse. In pratica sì. E lo stoccaggio non avviene neanche in maniera sicura. Molti fusti sono corrosi e le scorie filtrano all'esterno. Incredibile. Come se non bastasse, ogni anno ci sono molte segnalazioni di MUF. MUF? Sì, materiale scomparso, la prova di un ampio organizzato mercato nero dei materiali nucleari. Inoltre è dalla fine della guerra fredda che molti ingegneri nucleari, in particolare russi, sono rimasti senza lavoro e prospettive. C'è molto materiale nucleare disponibile e ci sono molti scienziati in grado di creare una bomba. Oggi anche una piccola nazione può condurre un programma per ottenere armi nucleari. E le altre superpotenze? La Russia e la Cina hanno un notevole potenziale nucleare. Il disarmo nucleare totale è impossibile. Per la nostra politica di deterrenza serviva un'arma estremamente potente. In-
Intende dire il Metal Gear? Esatto. La nostra industria ha già subito parecchi danni a causa dei tagli al bilancio della difesa in nome della cosiddetta pace. Ho sentito di molte fusioni e acquisizioni tra le maggiori ditte di armamenti. Sì, e per la mia compagnia il Metal Gear era l'ultima speranza di sopravvivere dopo aver perso l'ordine per il nuovo caccia dell'aviazione americana. Ecco perché il Metal Gear è stato sviluppato come progetto in nero. Progetto in nero? Progetti segreti finanziati in nero dal Pentagono. Così si evitano molti problemi e lo sviluppo delle armi procede più velocemente. E nessuno ti può mettere i bastoni fra le ruote. Nemmeno le anime belle della commissione di vigilanza sugli armamenti. Tangenti. Preferisco chiamarli buoni affari. Comunque, il Metal Gear stava per essere reso pubblico dopo un'analisi sui risultati di questa esercitazione. Me ne frego di lei e della sua compagnia. Ah, certo, proprio quello che mi sarei aspettato da uno come te. Ecco, è per questo che sei venuto, vero? Che cos'è? È un disco ottico, è tutto qui sopra. L'hard disk principale è stato distrutto nei combattimenti. Questa è l'unica copia rimasta dei dati. Di quali dati sta parlando? Tutti i dati raccolti durante l'esercitazione. Non fare finta di niente, so benissimo che è per questo che sei qui. Sono riuscito a tenerlo nascosto a quel maniaco mentre mi torturava. I terroristi non sanno di questo disco. Fai in modo di consegnarlo a Jim, al tuo capo. Ti darò anche la mia tessera d'identità personale. Aprirà le porte di sicurezza di secondo livello. Riesci a camminare? No, devi proseguire senza di me. Hanno già avuto la mia password. Ormai io non gli servo più a niente. Ho ancora una domanda. Chi o che cosa era quella specie di ninja? Mi è sembrato che lei ne sapesse qualcosa. Il ninja era il piccolo oscuro segreto della Foxhound. Piccolo oscuro segreto? Un soldato genetico sperimentale. Lo conosce? Dovresti chiedere alla dottoressa Naomi Hunter della Foxhound. Lei ne sa più di me. Ops. Naomi. Li devi fermare. Se questa cosa trapela, io e la mia compagnia siamo finiti. Perché il Metal Gear non utilizza della tecnologia già conosciuta? Il Metal Gear in sé sì, ma... Che cosa mi hai fatto? Essere quei bastardi del Pentagono. Allora ci hanno fatta! Di che diavolo sta parlando? Loro ti stanno solo usando per... È peggio di Lost sto gioco. Nessuno mi dice le cose come stanno. Dannazione, che succede? Banda. Colonnello, in ascolto. È morto anche lui. Non so che cosa dire. Non menta. A prima vista sembra un altro infarto, ma... Un qualche tipo di veleno? Beh, ci sono molte sostanze in grado di provocare attacchi di cuore, se prese in dose elevate. Per esempio il clorito di potassio o diossidi, ma non lo posso dire con sicurezza senza un'autopsia. Dannazione. Snake, voglio che collabori con Meryl. Mi posso fidare di lei? Più di quanto ti fidi di me. Mettiti in contatto con lei. Snake, ci sono molte interferenze elettriche nella tua zona. Non ci sarebbero problemi se tu trasmettessi a intermittenza come noi. Ma le trasmissioni normali sono praticamente impossibili. Prova a cambiare posizione. Snake, datti una mossa. Naomi, che cosa diavolo era quella specie di ninja? Era un membro della Foxhound? No. Sicura? Sì, non abbiamo niente di simile nella nostra unità. Proprio sicura? Snake, conto su di te. I due che dovevamo salvare sono morti. Mi ha fatto un po' cagare in questo senso. Cyborg Ninja. Adesso l'obiettivo adesso è salvare il mondo da una guerra nucleare. Solo che ci sarebbe il codice PAL che l'aveva Baker, che però
la data alla soldatessa. Il punto è che dovevo contattare la soldatessa. Come fa? Campbell, aiuto. Prima il direttore della DARPA, poi il presidente Baker. Sì. Ora i terroristi sono in possesso di entrambi i codici. Già, è come se non bastasse, tutti e due sono morti proprio davanti ai miei occhi. Snake, ora che i terroristi hanno tutti e due i codici di detonazione, l'unico modo per impedire che lancino la bomba è di usare la scheda per annullare il codice di detonazione che ha Merrill. Oppure... oppure trovare l'ingegnere capo del Metal Gear di cui ha parlato il presidente Baker, all'Emerick. In ogni caso, ti consiglio di contattare Merrill via codec. Non c'era la sua frequenza scritta sulla custodia del CD? Che mi vuol dire? Vedi questa? Tutto sfocato, non si vede. Insomma, c'è la schermata dove si vede la chiamata con Merrill e c'è il codice. Ehi! Mi sono cagato. Sì, come Boris. Metal Gear is the new occhio del cuore. Fine. È proprio... non credo che abbia più lavorato quello che ha fatto Campbell. Comunque. No, sbagliato. 140.15 è meglio. Sono molto impressionato dal modo in cui sei riuscita a fuggire di là. Sei quello che stava in prigione. E tu sei la nipote del colonnello Merrill, giusto? No. Quella col culo. Scusa. Si può sapere chi sei? Sono il pazzo che tuo zio ha spedito solo soletto in mezzo a questo casino. Sei venuto da solo? Ma che credi di essere, un supereroe? Non mi servono le prediche. Sei proprio uguale a tuo zio, lo sai? Come fai a conoscere lo zio? Si parla di tanto tempo fa. Come ti chiami? Il mio nome non è importante. Tirate la non è che per caso sei Snake? Sei Solid Snake? Alcuni mi chiamano così. Il mitico Solid Snake. Tu. Ehi. Mi dispiace per prima. Non ero sicura che fossi uno dei nostri. Ma io sapevo che tu lo eri. E come? Dai tuoi occhi. I miei occhi? Non sono occhi da soldato. Sono occhi da pivellino, vero? No, sono occhi splendidi e compassionevoli. Proprio quello che mi sarei aspettata dal leggendario Solid Snake. Stai cercando di farmi prendere il volo? Non ti preoccupare. Atterrerai non appena mi conoscerai. La realtà non regge il confronto con la leggenda, purtroppo. Molto buono, sì, questo momento. Perché sei rimasta sorpresa quando mi hai visto in faccia? Perché sei esattamente uguale a lui. Vuoi dire, il capo dei terroristi? Liquid Snake. Esatto, lo conosci? Non è che siete fratelli? Io non ho famiglia. E allora com'è possibile? Non lo so, perché non lo chiedi a lui. Per prima cosa però voglio delle informazioni. Tu hai partecipato a questa operazione fin dall'inizio. Che cosa è successo esattamente? Mi dispiace, ma sono stata catturata insieme al presidente Baker subito dopo l'attacco dei terroristi. Questo lo so, ma che mi dici di questo posto? Non penso che sia solo un centro per lo stoccaggio di armi nucleari. Ah, ragazzi, la solita storia. Nessuno ti ha detto niente, vero? Ok. Allora, questo posto in realtà non serve a smantellare testate nucleari. Questa è la base di un programma sperimentale della Armstech. Una base civile? British. Esatto, per lo sviluppo del Metal Gear. Colonnello! La Foxhound e il corpo speciale Next Generation erano stati convocati qui per il lancio di prova di una finta testata atomica. Perché la Foxhound? Perché è un gruppo per le operazioni speciali. E sono abituati alle missioni top secret. Hanno pensato che potessero aiutare a tenere tutto nascosto. Ma in passato abbiamo già lanciato delle testate nucleari. Perché convocarli solo questa volta? Pare che sia dovuto al fatto che questo era l'ultimo test prima della presentazione ufficiale del programma Metal Gear. Almeno questo è quello che ho sentito. Mi suona male. Che cosa pensi che vogliano i terroristi? Non so bene, mi spiace. Mi hanno presa assieme al presidente Baker non appena la rivolta è cominciata.
stato allora che ti ha dato le schede di aggiramento dei codici di detonazione, giusto? Esatto. È incredibile che tu sia riuscita a tenerle nascoste alle guardie. Sai, le donne hanno più nascondigli degli uomini. In che senso? Ha incontrato Baker, eh? Come se la sta passando? È morto. Cosa? Attacco cardiaco. Ops. Come il direttore della DARPA. Perché? Anche il direttore è morto per un infarto. Già, che tu sappia, erano già malati. No, a quanto ne so. Non credo nelle coincidenze. Sta succedendo qualcosa di strano. Così sembra. Non so proprio che cosa sia. Neanch'io, per ora. Conosci il progettista del Metal Gear? Vuoi dire il dottor Emmerich? Proprio lui, è ancora vivo. Probabilmente. Dovrebbe trovarsi nel laboratorio di ricerca, al secondo piano interrato del deposito delle testate nucleari, a nord. Secondo piano interrato? Già, è lì che si trova il laboratorio. Credo che lo stiano obbligando a lavorare sul programma di lancio nucleare. Allora gli servirà vivo fino al suo completamento. Cerchiamo di fare qualcosa prima che diventi inutile. Hai ragione. Se non riusciremo a bloccare il codice di detonazione in tempo, avrò bisogno di lui per sapere come distruggere il Metal Gear. Vuoi affrontare da solo quel mostro, Snake? Non sarà la prima volta. Qual è la strada più veloce per l'edificio in cui è tenuto prigioniero il dottore? Qui, al primo piano c'è un portale di carico che conduce verso nord. Che livello di sicurezza ha quel portale? Quinto, ma non c'è problema. Ho giusto una tessera di livello 5. Bene, io mi occupo di salvare il dottore, tu invece? Io vengo con te. Escluso, sei ancora una pivellina. Voglio che tu ti nasconda da qualche parte. Io non sono una pivellina. Oh sì che lo sei. Senti, basta un attimo di esitazione di fronte al nemico ed è tutto finito. La fortuna non dura in eterno. Non so che cosa mi è successo. Non riuscivo più a premere il grilletto. Non avevo mai avuto problemi in addestramento. Quando ho immaginato i miei proiettili che trapassavano i corpi di quei soldati, ho esitato. Sparare ai bersagli e sparare a delle persone sono due cose diverse. Da quando sono una ragazzina che sogno di diventare un soldato. Ogni giorno della mia vita ho preparato il corpo e la mente per il giorno in cui avrei finalmente potuto entrare in azione. E ora? E ora? Vuoi mollare? Non posso. Non posso permettermi di cedere ora. Ascolta, Mary. Tutti si sentono male la prima volta che uccidono qualcuno. Purtroppo uccidere è una di quelle cose che diventano più semplici con la pratica. In guerra si manifestano tutte le emozioni peggiori dell'uomo. Tutti i suoi lati peggiori. È facile dimenticare che cos'è il peccato in mezzo a una battaglia. Ma questa non è una guerra, è un'azione terroristica. Sei solo un po' nervosa a causa dell'ebbrezza da combattimento. L'adrenalina nel tuo sangue sta cominciando a calare, ora ti passa. Ma all'accademia mi hanno insegnato tutto sull'ebbrezza da combattimento. Di questo parleremo più tardi, ora occupiamoci di restare vivi. Ok, se riuscirò a uscire viva di qui, ne riparliamo. Ora, lascia che provi a dirtelo in un altro modo. Stammi fuori dai piedi. Oh! Sei un vero bastardo, proprio come aveva detto lo zio. Te l'ho detto, non reggo il confronto con la leggenda. Sembra proprio che tu abbia ragione. Ok, Snake, farò la brava. Ci riuniremo una volta che avrò il dottore. Allora ci preoccuperemo del blocco dei codici di detonazione. D'accordo. Ascolta però, io conosco questa zona meglio di te. Chiamami se hai dei problemi. Stai attenta, ok? Dopo che avrò aperto il portale di carico, ti contatterò. Ok. Ho sbagliato. Snake, non essere impaziente, rilassati. Ho bisogno ancora di un po' di tempo per aprire il portale. Ti chiamo non appena riesco ad aprirlo. Aspetta un attimo, ok? Scusi. Fammi vedere se... questa mailing... Vediamo il master cosa da dire. I sopravvissuti a una guerra sviluppano una sorta di sesto senso che li avverte del pericolo. Fidati del tuo istinto di soldato e di giocatore. In che senso? Hai chiamato Snake? No. Snake, ascolta cosa disse Lao Tse. Colui che capisce che quel che basta è abbastanza, ne avrà sempre a sufficienza. Solo perché vedi un oggetto, non significa che tu debba prenderlo. Se non è proprio necessario, pensaci due volte prima di esporti.
Potrebbe non valerne la pena. Ok. Su quelle barre rosse. Ok, piano terra. Ma dai, stando bene, pensavo mi sarei dovuto fermare a Ocelot, così invece sono solo muretti. Snake, sono riuscita a sbloccare il portale di carico. Brava. Grazie. Dove sei? Dove ti posso vedere? Non andare troppo in giro. Tranquillo. Sono al sicuro con questa uniforme nemica. Non lo sarai per molto se continui a sculettare così. Cosa vuoi dire? Oh, niente, niente. Ascolta, Snake. Il portale di carico è una specie di porta a pressione. È dotata di sensori all'infrarosso. Fai attenzione. Se rilevano un intruso, si sprigiona del gas. Gas? Ok. Allora ci incontreremo al deposito delle testate nucleari. Aspetta, hai detto che saresti rimasta qui da brava. Ho cambiato idea. Non essere avventata. È così che accadono le cose peggiori. Mi spiace, ma questo è l'unico modo che ho per capire se sono un soldato oppure no. Devo sporcarmi le mani. Quelli sono dei professionisti. Ti farai ammazzare. Ci vediamo lì. Professionisti adesso, oddio. Ho già visto che sono un pochino... un po' sciocchini. I don't know. Maybe Seagull. Oops. Oh no. Non c'è niente. È solo uno scatolone. Questo è Metal Gear Stealth. Cazzo, non lo so, non volevo. Dov'è il cazzo di... Ah, non me l'ha già messo automatico. Pronto? Ah,
portale è dotato di sensori agli infrarossi. Probabilmente a occhio nudo non riesce a vederli, ma ci sono dei raggi infrarossi che escono dalla parete. Se ne tocchi uno, le porte verranno sigillate e il posto sarà riempito di gas velenoso. Devi trovare il modo di passare senza far scattare i sensori. Grazie. Allora, Baker è riuscito a portarsi qua le sigarette, no? Perché le sigarette non serve solo per morire prima. Le sigarette permettono di vedere i raggi infrarossi, perché il fumo mi fa... hanno le chicche. Questa zona poi è l'ansia. Da piccolo muori di infarto qua, perché quando vieni beccato ti caghi veramente sotto. Credi di stare parlando qua. Adesso se la deve stare. Allora, non ho preso il cercanime. Snake, fai attenzione. Ci sono delle mine Claymore da quelle parti. Usa il cercamine. E tu chi sei? Chiamami Gola Profonda. Gola Profonda? L'informatore dello scandalo Watergate? Questo non ha nessuna importanza. Non stai utilizzando una trasmissione intermittente? Sei nelle vicinanze? Ascolta, dritto davanti a te c'è un carro armato in agguato. Mi vuoi dire chi sei? Diciamo, un tuo ammiratore. Non vivono in Alaska. Non ti lascerò passare. Comitato di accoglienza! Perfetto. La terra è il tuo posto. Devi strisciare come il serpente che sei. Fuoco adesso, non so perché. Niente. Come fai a buttare giù un carro armato? Ehi! Thank you.
stronzo. Bravo, depredare anche i cadaveri, bravo. Bravo. Capo, spero che tu sia contento. Ha preso la scheda. Voglio giocare ancora un po' con lui. Sempre dico. Cerca di non sottovalutarlo. Che impressione ti ha fatto? È proprio come dicevi tu. In battaglia è posseduto da un demone. Quasi come te. Non mi aspettavo nulla di meno. Visto? Te l'avevo detto, ma io lo ucciderò. Allora, generale Ivan, ho sentito che si è preso la tua mano insieme al tuo onore. Gliela freddo la lingua, sciamano. Nel linguaggio dei Sioux, Sioux significa serpente, un animale da temere. Ora Snake è mio. Quando lo incontrerò di nuovo, gli riserverò un trattamento speciale. Non ancora. Aspetta di ucciderlo. Io e lui ci ritroveremo in battaglia. Le tue solite premonizioni. Sì, il corvo sulla mia testa ha sete del suo sangue. Comunque non mi sembrava molto Brandon lì per quello. Però vabbè. Ehi, più vita. Effettivamente però non si vede la vita se tengo la webcam lì. Però se la metto a destra non si vede del solito. Fai attenzione. Non devi assolutamente usare armi in questa zona. Ho già programmato i nanoidi. Non sarebbe nemmeno in grado di farlo. Cosa? Di che cosa state parlando? No. Ti sei dimenticato che sei nel deposito delle testate nucleari? Non le hai ancora viste? Già, ci sono un sacco di casse qui, ma... Vuole dire che sono tutte testate nucleari? Sì, sono tutte testate smantellate. E le lasciano qui così? Proprio come diceva il presidente Baker. Nell'incuria più completa. Il loro budget è molto limitato. Si sforzano di mantenere una facciata di efficienza per i media, ma all'interno le cose sono diverse. Nastasha ne sa molto più di me. Puoi chiamare Nastasha sulla frequenza 141.52. I meccanismi di detonazione sono stati rimossi da tutte le testate contenute nelle casse, per cui non ci sono pericoli di esplosione. In caso di rottura di una testata, però, ci potrebbero essere perdite di plutonio, e sarebbe un bel problema. Snake, non usare la tua arma da fuoco nel piano dove ti trovi. Vabbè. Pronto? Sono Nastasha Romanenko. È un piacere lavorare con te, Solid Snake. Sei l'esperta nucleare di cui mi ha parlato il colonnello. Sono io. Puoi chiedermi tutto quello che vuoi sull'argomento. Sono anche analista militare, perciò ho una vasta conoscenza di armamenti. Mi hanno chiesto di partecipare a questa operazione come supervisore della squadra di ricerca nucleare d'emergenza. Ho accettato con piacere. Dobbiamo impedire ai terroristi di mettere le mani su qualunque genere di arma nucleare. Spero di poterti aiutare a fermarli. Sei un tipo in gamba.
questi terroristi hanno davvero intenzione di lanciare una testata nucleare. Il mondo non può stare a guardare che ciò accada, e nemmeno io. Purtroppo da qui posso soltanto fornirti delle informazioni. Spero che basti. In ogni caso, un altro soldato qui non cambierebbe molto le cose. Sono felice di lavorare con te, Nastasha. Il piacere è mio, Snake. Capito, porco poi. Poi tutto devo spisciare come serpente che sono. B1 genetici sto cazzo. Ma lui è puttino rosso, perché? È buono? No, coronavirus, no. Snake, sta attento. Il posto è saturo di gas e il pavimento è elettrificato. Prima di tutto, distruggi l'interruttore dell'alto voltaggio. La centralina si trova sulla parete di nord-ovest. Ma come faccio? Non ci arrivo. Usa un missile teleguidato. Ma fammi prendere una boccata d'aria prima. E adesso una delle cose più belle in assoluto. E sì, telecamere fornite di telecamere. Eh?
Hals Lab. Cazzo, scritto sotto. Keep out. Bello, incoraggiante. È una delle cazze adesso più fighe di sempre. Credo proprio che ti rimangono qua. Uccidere tutti. È un fantasma! Ah! Una chicca. Se tu ti avvicini ogni cadavere, ogni sdoppiato, da ogni lato diverso, c'è ogni quadratura diversa. Pensavo di sì, importare tutti i giochi se riesco. Ma come dicevo all'inizio, c'è il problema che ho l'audio, mi arriva un secondo ritardo da me. Quindi adesso sto giocando tutto quanto con il ritardo dell'audio, quindi non ho alcun riferimento sonoro, praticamente sono visivo. Però sì, se riesco sì. Questo qua, grazie al radar sotto, capiamo che è ancora vivo. Poi che altro lì? Che te avevo detto? Ma chi sei? Dov'è il mio amico? Cosa? Di che cosa stai parlando? Questo chi è? Snake. Tu sei quel ninja? Ti stavo aspettando, Snake. Chi sei? Non sono né un nemico, né un amico. Io sono tornato da un mondo dove queste parole non hanno alcun senso. Ho rimosso tutti gli ostacoli. Ora tu ed io ci batteremo fino alla morte. Che cosa vuoi? È da molto tempo che aspetto questo giorno. Ora voglio godermi questo momento. Cosa? Che cosa vogliono questi? Sembra uno dei miei cartoni animati giapponesi. Sono venuto da un altro mondo per combattere con te. E perché? Per vendetta? Niente di così futile come la vendetta. Un duello all'ultimo sangue con te. Solo così la mia anima potrà avere pace. Io ucciderò te. O tu ucciderai me. Non farà alcuna differenza. Ah, perfetto. Può ammirare lo spettacolo da là dentro. Quell'uomo mi serve. Non toccarlo. Che schifo, chi lo tocca? Si è pesciato da avanti, fammi sentire vivo. Fammi assaporare ancora la vita.
Stai fermo un secondo. Siamo sul serio? Se lo trovassi, oh. Facciamo l'infamata. Come richiesta. Oh, ok. Ehi. Sono qui, Snake. Ehi, visto? Sono cagato. Snake, prendimi, su. Sei qua. Pronto. Ah. Come i vecchi tempi. Stavo aspettando questo dolore. Yeah.
Non puoi essere tu. Sei stato ucciso a Zanzibar. Stato ucciso. Ucciso. Che cosa? Un'altra volta. Che cosa ti sta succedendo? Problema. Grey Fox, colonnello, quel ninja è Grey Fox, non ho dubbi. Ridicolo, lo sai benissimo che è morto a Zanzibar. No, avrebbe dovuto morire, ma non è stato così. Cosa? È successo prima che entrassi nello staff medico della Foxhound. Stavano usando un soldato per i loro esperimenti di terapia genetica. Non l'ho mai saputo. Accadde dopo il suo ritiro. Era in carica il mio predecessore, il dottor Clark. Il dottor Clark? Sì. È stato lui a iniziare il progetto di terapia genetica. E dove si trova ora? È stato ucciso da un'esplosione in laboratorio circa 2 anni fa. Che cosa ne sa? Come soggetto sperimentale decisero di usare il corpo di un soldato recuperato dopo la caduta di Zanzibar. Ed era Grey Fox. Ma era già morto. Tanto Octopus è ancora là. Ma lui l'ha riportato in vita. Lo ha infilato in un prototipo di esoscheletro. E lo ha tenuto sotto sedativi per 4 anni, mentre faceva esperimenti su di lui come se fosse un giocattolo. I soldati genetici di oggi sono il risultato di quegli esperimenti. Questa è la cosa più schifosa che io abbia mai sentito. Lo hanno usato per sperimentare tutti i tipi di tecnica per la terapia genetica. Naomi, perché non ci hai detto prima di questa storia? Perché si tratta di informazioni riservate. È l'unica ragione. Naomi, cos'è successo in seguito a Grey Fox? Il rapporto afferma che è morto nell'esplosione. Ho capito, ma anche se quel ninja fosse Grey Fox, la domanda è, perché si trova qui? Non so, ma da quello che ho capito lui non si ricorda chi era. Intendi dirmi che è ridotto a un robot senza mente? Non ne sono certo, ma sembra intenzionato a combattermi fino alla morte. Ci incontreremo ancora, ne sono sicuro. Allora lo affronterai di nuovo? Fino a quando non lo ucciderai? Non lo so. Mi sembra che sia questo quello che vuole. Per quanto tempo hai intenzione di restare lì dentro? Oh, sei uno di loro? No, io lavoro da solo. Da solo? Sei anche tu uno, Otaku? Ho detto. Non possiamo restare qui in eterno. Anche tu, Otaku. La tua uniforme è diversa dalla loro. Sei l'ingegnere capo del Metal Gear, Hal Emmerich, giusto? Come fai a conoscermi? Meryl mi ha parlato di te. Oh, allora sei qui per salvarmi. Mi spiace, ma prima c'è un'altra cosa che devo fare. Va bene. Mi basta che tu non sia uno di loro. Sei stato ferito. Sono a posto. Ho solo preso una storta alla caviglia mentre cercavo di fuggire. Bene, se tutto qui non c'è niente di cui preoccuparsi. Ho delle domande da farti. Mi servono informazioni sul Metal Gear. Il Metal Gear? Esatto. Qual è il vero scopo del Metal Gear? È un sistema DMT mobile. È stato progettato per abbattere i missili nucleari. Solamente a scopo difensivo, naturalmente, perché... Bugiardo! So benissimo che il Metal Gear non è altro che una macchina di morte dotata di missili nucleari. Missili nucleari? Ma di che cosa stai parlando? I terroristi hanno intenzione di usare il Metal Gear per lanciare una bomba atomica. Vuoi farmi credere che non lo sapevi? Vogliono montare una testata smantellata nel modulo missilistico DMT del Metal Gear? Sbagliato. Fin dall'inizio lo scopo di questa esercitazione era di mettere alla prova la capacità di lancio nucleare del Metal Gear usando una finta testata. I terroristi stanno solo continuando il lavoro che avete iniziato. No, non è vero!
L'ho sentito direttamente dal tuo capo, Baker. No. Un missile nucleare sul Rex. Allora non lo sapevi davvero? No. Dell'armamento si occupava un dipartimento separato e il presidente in persona si occupava dell'assemblaggio finale sull'unità principale. Il presidente Baker? Proprio lui. Non mi hanno mai detto di preciso di quali armi dispone il Rex. So solo che montava una mitragliatrice Vulcan, un laser e un cannone a rotaia. Normale. Vuoi che sia? Hai detto un cannone a rotaia? Sì. Utilizza dei magneti per sparare proiettili a velocità elevatissima. La tecnologia era stata pensata originariamente per il progetto SDI prima di essere scartata. Noi siamo riusciti a miniaturizzare l'arma con un progetto congiunto di Armstech e Rivermore National Labs. È sul braccio destro del Rex. La funzione principale del Metal Gear è il lancio di missili nucleari. Sei sicuro di non dimenticare niente? È vero che il Metal ha un modulo sul retro dove possono essere alloggiati fino a 8 missili, ma mi stai dicendo che fin dall'inizio si è pensato a missili nucleari? Burn in the USA. Sì, ma non è tutto qui. Se il Metal Gear potesse lanciare solo missili nucleari standard, non avrebbero avuto bisogno di condurre questo test per avere dei dati. No. Che sia... I Rivermore National Labs, che ci hanno affiancato nello sviluppo del Metal Gear, stavano progettando un nuovo tipo di arma nucleare, utilizzando i dispositivi sperimentali per la fusione laser e i supercomputer dell'NIF. Insomma, hanno creato una nuova arma nucleare in un centro per esperimenti di simulazione VR, giusto? Già, ma non si possono usare i dati della simulazione, servono i dati relativi a un lancio vero. Questi sono una parte dei supercomputer. Se li colleghi, puoi simulare qualsiasi cosa in ambienti virtuali. Tutto nel campo della teoria, però. Allora questa esercitazione serviva a mettere le cose in pratica. Che cosa ha fatto il nostro presidente? Se quei terroristi lanciano quella cosa... Dannazione! Dannazione! Sono stato un idiota! È tutta colpa mia! La verità è che mio nonno faceva parte del progetto Manhattan. Ha sofferto per il suo peccato. Per il resto della sua vita. E mio padre... Cane? È nato il 6 agosto del 1945. Il giorno della bomba su Hiroshima. Dopotutto Dio è il senso dell'umorismo. Tre generazioni di Emmerich. Dobbiamo portare scritta nel nostro DNA la maledizione delle armi nucleari. Sai, mi illudevo di poter usare la scienza per aiutare l'umanità, ma alla fine l'unico che ha fatto la figura dello stupido sono io. Usare la scienza per aiutare l'umanità funziona solamente nei film. Smettila di piangere, riprenditi. Dov'è il Metal Gear? In quale zona della base è custodito? Il Rex è nella base di manutenzione sotterranea. E dove sarebbe? A nord della torre di comunicazione, ma è molto lontano da qui. Anche il sistema di aggiramento dei codici di detonazione si trova là? Sì, nella sala comandi della base. Farei meglio sbrigarti. Se stanno pianificando il lancio dall'inizio, allora il programma balistico probabilmente è già stato terminato. Sono alcune ore che non mi contattano, credo che non abbiano più bisogno di me e penso che già siano pronti a lanciare. Mary ha la scheda per bloccare i codici di detonazione. Ci metteremo in contatto con lei. Se non riusciremo a bloccare il lancio, dovremo distruggere Rex. Ti mostro la strada. E la tua gamba? Non farai altro che rallentarmi. Avrai bisogno di me se dovrai distruggere Rex. Non di te, solo del tuo cervello. Ma io ho creato Rex, è mio diritto, è mio dovere distruggerlo. Trova il modo di fuggire. Una volta che la costa sarà libera, ti contatterò via codec. E come faccio a fuggire da un'isola? Ok. E allora?
Nasconditi e resta in contatto con me. Conosci bene questo posto, non è vero? Naturalmente, e non preoccuparti per me. Io ho questa. Non è che magari hai una tecnologia di mimetizzazione da ninja. La Fox Sound intendevo usarla, ma con questa io sarò al sicuro. Caviglia slogata e tutto il resto. Perfetto, ma preferisco che Meryl ti tenga d'occhio. Meryl, l'ingegnere sta bene. Sono felice di sentirlo. Voglio che tu ti occupi di lui. Dove ti trovi ora? Molto vicino. Eccola, è lassù! Merda, mi hanno scoperto! Meryl, che cosa succede? C'è qualcosa di strano. Senti qualcosa, come una specie di musica. Com'era vestita? Indossava la stessa uniforme verde dei terroristi. E poi? Un travestimento. Avevo una camminata così provocante, un modo di sculettare. Hai guardato bene. Beh, aveva proprio un bel sedere, eh? È il suo modo di camminare. Si può ridere. Se si è travestita da terrorista, dovrai contattarla in un momento in cui è sola. E c'è solo un posto dove puoi essere certo che lei lo sia. Cioè? Non fare lo stupido. Non ho capito. Tieni, usa questa tessera di sicurezza. È del quarto livello. Non è che ti senti male. Eh? Ti senti bene, non hai nessun disturbo. Ma che cosa c'è che non va? Tutto d'un tratto diventi protettivo? Niente, sono felice che tu stia bene. Sei strano. Ma tutti quelli che ho cercato di salvare sono morti. Si vede che forte sfiga. Lascia stare, dottore. Chiamami Otacon. Otacon? Vuol dire Otaku Convention. Un otaku è un ragazzo a cui piacciono i film d'animazione giapponesi. No, perché lo dovevi dire? Non ti... Il Giappone è stata la prima nazione che è riuscita a realizzare i robot bipedi. Ancora oggi sono i migliori in tutto il mondo nel campo della robotica. E i cartoni animati giapponesi hanno avuto un ruolo in tutto questo. Proprio così. Non mi sono dedicato alla scienza per creare armi nucleari. Questo è quello che dicono tutti gli scienziati. Sono diventato uno scienziato perché volevo dare vita a dei robot uguali a quelli dei cartoni animati giapponesi. È così. A me sembra una scusa puerile. Hai ragione. Devo assumermi le mie responsabilità. La scienza è stata sempre legata alla guerra. Le più potenti armi sono state create da scienziati a caccia di gloria. Ma tutto questo è finito. Non voglio più essere complice di un omicidio di massa. Fai come vuoi, a me servono solamente delle informazioni. Certamente, io so tutto su questa base su Rex. Chiedimi quello che vuoi. Inoltre, con questa mimetica posso entrare e uscire dall'armeria e dalla sala mensa. Se hai bisogno di reazioni o di proiettili, fammelo sapere e te li farò avere. Mi trovi sulla frequenza 141.12. Ci vediamo più tardi. Ok. Ok. Allora, io credo che mi fermo qua stasera. Tutte 2 ore, io sto morendo male, c'ho la testa che mi gira, non riesco a capire più niente, quindi per oggi basta, mi fermo qua. Abbiamo già fatto un gran bel po' di progressi e non so se vederci già domani o dopodomani. Allora, intanto salvo, aspetta, chiamo già il nostro amicone. Cosa dice? Non hai ancora trovato Meryl? Snake, il deposito delle testate in cui ti trovi ha un piano sopraelevato e 2 piani interrati. Perché non cerchi anche lì? Ok. Più profonda? Il master. In guerra, un secondo può fare la differenza tra vittoria e sconfitta. Non esitare mai.
Più lente sono le tue reazioni, maggiore è la possibilità che tu venga battuto. Bene, pare che tu sia riuscito a salvare Emmerich per il momento. Lo spero. Quella mimetica ottica dovrebbe permettergli di stare ben nascosto. Grey Fox, non ci posso credere. Ma il vero problema è sua nipote. Mi ha fatto preoccupare il modo in cui si è interrotto il codec. Deve esserle successo qualcosa. Sei preoccupato? Per Meryl? Non esattamente. È solo che è lei ad avere le schede di annullamento dei codici di detonazione. Sono la nostra ultima possibilità per fermare il lancio. Hai il cuore di ghiaccio, Snake. Per te è più importante la missione della vita dei tuoi compagni. Questa è la guerra. L'importante è sopravvivere. E a volte per riuscirci devi avere un cuore di ghiaccio. Sì, ma... Snake, io comunque voglio che tu ritrovi Meryl il prima possibile. D'accordo. Cazzo vuoi? Otacon ha detto che oggi è possibile progettare e testare nuovi tipi di armi nucleari in un simulatore virtuale senza nemmeno far scoppiare un ordigno, è vero? Sì, è vero. Dopo la creazione del DART e il NIF sono stati raccolti molti dati riguardanti la fissione e la fusione nucleare. Ci sono anche tonnellate di dati accumulati sui test nucleari condotti negli ultimi 40 anni. Con la velocità di elaborazione dei computer di oggi, si possono progettare nuove armi nucleari attraverso i simulatori di realtà virtuale. Il 98. Snake, un vecchio detto cinese dice: lo studioso che ama la comunità non è degno di questo titolo. Einstein lo disse in un altro modo. Disse che solo una vita dedicata agli altri vale la pena di essere vissuta. Ecco perché sono entrata al MIT, invece che a Princeton o a Vassar come le mie amiche. Volevo occuparmi di fisica applicata, non solo di teoria. Volevo fare qualcosa per qualcuno. Il sistema radar Soliton o il sistema Codec? Volevo soltanto fare delle cose che servissero alla gente. Penso che per il dottor Emmerich sia stata la stessa cosa. Ma lui è stato usato come uno strumento, usato per costruire un'orribile macchina di morte. Forse sarebbe meglio che noi ingegneri smettessimo del tutto di sviluppare nuovi progetti. Non so. Era un bel dialogo se fosse tutto di merda. Ma anche per questo che noi vogliamo bene. Vabbè, sì dai, beh, prima che finiamo, qua ci sono le locandine di Polysenaut, anche qua, sì, che è stata una avventura grafica che ha fatto Kojima sui progetti, e qua c'è la PlayStation 1, e sai Al, si annoia magari, è sempre qua chiuso dentro, è partita la metà di Gear, se la fa pure. Vabbè, ci vediamo allora appunto domani.